Il tema della conversazione con Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico, ospite di questa puntata del Taccuino Politico. Angela Cortese, da sempre molto sensibile ai problemi della scuola, degli insegnanti, degli alunni, eh, c'è eh, la proposta del ministro. Assunzioni soltanto attraverso concorso. Che fi a questo punto che fine faranno? i precari presenti nelle graduatorie. Ma io partirei dall'affermazione dall del ministro che è quella che si accede per concorso. Il ministro inventa l'acqua calda perché questo lo dice la legge e quindi la legge eh, imponeva già eh, da più di dieci anni, da, da più di vent'anni quasi, l'assunzione soltanto per concorso. Il vero problema non è il concorso. Nel concorso io non sono contraria, però penso che il concorso, per essere diciamo, quel concorso che dava la possibilità anche ai giovani di potervi partecipare a pieno titolo, nel rispetto delle norme che sono state varate in questi ultimi tempi, mo, al di là se le ha fatte la Gelmini o se le ha fatte qualcun altro ma è stato varato un TFA, un tirocinio formativo che eh, partirà tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno, del 2013. Tirocinio formativo che, eh, al quale possono accedere i nuovi laureati e che durerà un anno, quindi il tempo di partire, il tempo di farlo e che costa, voglio dire, ai neo laureati qualcosa come 3.000 euro più l'iscrizione, quindi diciamo, questi costi di questi corsi di... Eh, diciamo, di formazione per poter accedere all'insegnamento hanno un costo già per coloro che vi partecipano. Quindi diciamo un anno per terminare, quindi tutto il 2013 per terminare questo tirocinio formativo. Quindi perché non bandire il concorso nel 2014? Devo dire che io mi sarei aspettata dal ministro Profumo e dal diciamo questo governo tecnico, perché continuano a, a sottolineare di essere un governo tecnico, la riforma del sistema di reclutamento. Cioè quello doveva essere un compito importante, riforma perché non è possibile che noi adesso bandiamo un concorso che ha le modalità e i programmi del 1999 con una scuola che è completamente cambiata. E allora, eh, più che diciamo, perché poi bandire un concorso in un momento di spending review, di crisi... È una bella propaganda. Allora, questo governo è tecnico? È un governo politico che si prepara anch'esso alle elezioni del 2013? Sono interrogativi che io penso dovrebbero trovare una risposta. Queste sono le mie perplessità legate al concorso, anche perché parteciperanno tutti coloro che sono nelle graduatorie ad esaurimento e che sono diciamo, quei precari storici che noi abbiamo, quindi loro vi parteciperanno perché hanno il diritto e hanno i titoli per potervi partecipare quindi anche in questo cioè, noi facciamo un concorso per coloro che sono già in graduatoria. Quindi, che, qual è il cambiamento vorrei sapere cioè una possibilità in più di accedervi eh? non so penso che in un momento di contenimento della spesa pubblica per quello che a mia conoscenza e di conoscenza del mondo della scuola ne ho tanta Uh, mettere in piedi una macchina concorsuale in un momento di crisi insomma, non, è poca cosa, non è poca cosa, perché si parla di uh, centinaia di migliaia di partecipanti, quindi ci saranno tantissime commissioni che dovranno essere fatte, tantissimo lavoro che dovrà essere pagato. E allora non so se i benefici di questo concorso valgono la pena. Io devo dire che se mi dovessi mettere nel panni, nei panni del ministro Profumo avrei lavorato molto strenuamente per modificare il sistema di valutazione. Quello la, sarebbe stato il primo obiettivo. Ancora nel, restando nel tema lavoro, la ripresa, come abbiamo detto in occasione di una precedente intervista, segna un grado di emergenza ancora superiore, c'è anche il tema Fiat pomidiano Ma sono tanti, purtroppo, io penso che noi ci veramente avremo non mi limiterei all'autunno che è una stagione molto breve, ma penso che avremo un autunno e un inverno veramente molto difficili, con una regione che inizia, diciamo, la sua attività dopo le ferie estive con un bilancio estremamente esiguo, con una serie diciamo, di possibilità di intervento rispetto diciamo, alla cassa veramente molto limitate, sono, sono veramente preoccupata. Sono veramente preoccupata perché sicuramente c'è il caso Fiat, ma c'è il caso Fincantieri, sono tantissimi, a partire anche da quelle che sono le agenzie interne alla regione, che addirittura non vengono pagate da mesi. Insomma. Quindi eh, anche qui insomma, la regione dopo due anni e mezzo, quasi, quindi a metà mandato, non ha ancora fatto delle scelte, perché la necessità, quando i soldi sono pochi, è di fare delle scelte. E quindi era questo forse il momento di riorganizzare anche la macchina e soprattutto poi di far partire non un piano lavoro così come ha fatto l'assessore Nappi di forma cartacea, cioè un piano lavoro è importante scriverlo perché teorizzare è importante perché ci significa programmare, ma se tutto questo resta soltanto diciamo un pensiero scritto e nient'altro e non seguono quelli che dovevano essere gli interventi da parte dell'assessore allo sviluppo, quindi mi riferisco all'assessore Vetrella, cioè, ma di quali azioni concrete noi concretizzeremo questo piano lavoro? allora sono tanti momenti diciamo, difficili che ci, che ci toccherà vivere in questi mesi che verranno e, e io non so, devo dire, nonostante sui giornali ci sia il gradimento al terzo posto del Presidente Caldoro, io non so quanto Caldoro possa reggere ad una situazione di così grande difficoltà. Sicuramente è difficile perché sono diminuiti anche, diciamo, il gettito che doveva arrivare dal, dal governo, ma non è soltanto questo, è anche una questione di scelte e in questi due anni e mezzo questa regione non ha scelto. Accostiamo al lavoro il tema costume, la proposta estiva del sindaco dei magistri su una strada a luci rosse, è vantaggioso per le professioniste del settore o svantaggioso? Ma io parto dal presupposto che le professioniste del settore non esistono perché nessuna donna si mette sulla strada per propria volontà. Um, se ci sono dei vizi, così vogliamo definirli, ci sono in altri ambienti e si svolgono in altri luoghi, ma sulla strada le donne ci stanno per costrizione e quindi uh, non mi aspetto che queste donne già così diciamo colpite. Vengano poi ghettizzate ulteriormente in un quartiere. Non abbiamo bisogno di tutto questo. Tra l'altro, ci sono progetti, c'è la zonizzazione, ci sono una serie diciamo, di interventi che anche l'Europa prevede. Ma non è la condizione di Napoli e né della sua, del suo interland, dove purtroppo tutto questo avviene sulla scorta dello sfruttamento delle donne. Quindi. Eh, mi aspettavo da dei magistri, se no, non una buttata estiva rispetto a questa cosa, ma che ci fosse, perché gli elementi ci sono e anche le competenze ci sono, di combattere la tratta, di combattere gli sfruttatori, di combattere quella prostituzione che è violenza, miseria, degrado e non appunto la, la scelta di andarle a mettere in una, in una strada per evitare che poi nel salotto buono della città tutto questo non avvenga. Ecco, dal costume ai diritti talvolta contestati, il leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Niki, vendola proprio alla festa del Partito Democratico, ha detto voglio sposarmi con un uomo. Beh, noi abbiamo già Paola Concia, una nostra parlamentare che è sposata con una donna. Noi siamo un partito dove questo diciamo, non è mai stato messo in discussione. La discussione sul, sui diritti o sul matrimonio? Ma io sono dell'avviso che innanzitutto um, al matrimonio si può anche arrivare. Sulla scorta dei diritti, quindi il primo punto sul quale lavorare sono i diritti e su questo io penso che come Partito Democratico abbiamo fatto un buon lavoro. L'evoluzione di quei diritti possono essere il matrimonio, ma non è il matrimonio diciamo, il presupposto per arrivare ai diritti, sono i diritti il presupposto per arrivare anche al matrimonio. Quindi su questo penso che la strada che abbiamo intrapreso penso che sia la strada migliore, che è quella che punta soprattutto ai diritti. Poi spero che se queste cose appunto debbano avvenire, non come il, nel caso di Paola Concia che si debba spostare all'estero per fare una cosa, anche perché non, non, non ne capisco il perché, perché gli altri stati accettano e l'Italia non dovrebbe farlo. Lo fa la Germania, lo fa la Spagna e siamo ancora ormai diciamo nel terzo millennio il paese che subisce la presenza del Papato, non penso che sia più, anche la Chiesa. E, e mi piace ricordare in questa riflessione che stiamo facendo il cardinale Martini, che purtroppo ci ha lasciato da pochissimo e che era l'uomo del dialogo, l'uomo che aveva aperto diciamo, anche una, diciamo, un pensiero critico nella Chiesa che doveva rivedersi. La Chiesa molte volte è portata a guardare all'esterno di sé. Senza guardare al proprio interno, la Chiesa dovrebbe guardare anche al proprio interno e, e penso che di queste brutture, anzi di peggiori brutture, la Chiesa si sia macchiata ampiamente e che non abbia oggi le condizioni per poter uh, bloccare percorsi diciamo, di civiltà che negli altri paesi invece sono veramente già affermati. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino Politico, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.